Questa competizione dura meno di una settimana, ma in questo breve lasso di tempo riesce a scatenare delle emozioni fortissime, soprattutto per l'atmosfera che si vive grazie all'incontro tra culture diverse. È stata una vera festa con l'ambiente gioioso tipico delle gite scolastiche, ma siamo arrivati al momento finale. Solo una squadra si aggiudicherà il titolo di regina di tutti i continenti. Lo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul, il primo mai costruito in Turchia, aprì le sue porte al pubblico nel lontano 1908 ed è senza dubbio uno dei grandi simboli calcistici del paese. Luca, vorrei che ci dicessi la tua su questo torneo. La chiedo a te anche perché mi puoi aiutare, vista la tua grande esperienza. Beh, personalmente ho sempre apprezzato il fatto di poter affrontare squadre di altri continenti. Può darsi che in passato le formazioni delle varie federazioni affrontassero questa competizione in maniera diversa. Da quanto ho visto, però, tutte le squadre hanno schierato i loro migliori 11 e stanno facendo di tutto per vincere. Una partita molto tattica nelle prime fasi, molto combattuta, soprattutto a centrocampo. Pallone alto nello spazio. Libera al momento giusto. Può colpire. Riceve la palla. Il Santos al calcio di punizione. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Prova direttamente. Bellissima esecuzione, gran gol. E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario. E arriva così il gol del vantaggio. E ha sfruttato alla grande questa occasione. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Può andare, occhio al tiro, la palla va sul palo, Guardalini sventola la bandierina, gol irregolare. L'assistente ha alzato la bandierina anticipando il fischio dell'arbitro, una buona chiamata secondo me. Delusione da una parte, sollievo dall'altra, il gioco riprende. Arriva Cristiano Ronaldo, Mbappé. Da lì può concludere, può provare. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Occhio alla conclusione. E qui falliscono nuovamente una grande occasione. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? Lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Solo il portiere si frappone tra lui e il gol. Bella parata! Salva la sua porta. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Cristiano Ronaldo,
e ora deve Mbappé! Raggiungono il pareggio, si ricomincia da capo. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire, direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Sanchez. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. E passa! Trova il compagno in buona posizione. Mbappé, ottimo riflesso! Colpisce e segna. Non si sono bisuniti e sono tornati avanti. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Prova a scavalcare l'avversario con una palla, non riuscite a concretizzare la manovra offensiva. Ecco Balotelli, la gioca in profondità, rimane il portiere da battere, ci prova, lungo pallone in avanti. Non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti pur senza sbilanciarsi troppo. In avanti verso il punto. Ecco il tiro! È un doppio vantaggio per lui. Ha finalizzato alla perfezione questo 1-1. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ha aspettato il suo movimento e poi ha gonfiato la rete. Pallonetto. Ben fatto, intervenuto quando c'era bisogno di lui. È tutto. L'arbitro dice che può bastare, fischia la fine della gara. E adesso possiamo dirlo, adesso è tutto vero. Una grande impresa, la gioia del tecnico, quella dei giocatori, ma soprattutto quella dei tifosi, per un trionfo atteso dall'inizio dell'anno. Questi sono momenti magici per tutta la squadra, ricordi indelebili per i sostenitori e motivo d'orgoglio per la società. Un capitolo brillante da aggiungere ai loro annali.